vista della diffusione dati e della gestione dei dati, tale da, diciamo, da avere bisogno di infrastrutture di calcolo di nuova generazione. Allora, quindi l'idea è un po' raccontarvi innanzitutto perché un ente come l'INAF, che in teoria fa astrofisica, che fortunatamente fa astrofisica, si occupa anche di tecnologie informatiche, in particolare di Etascale. Che cos'è Etascale? Quindi qual è le problematiche legate a raggiungere queste capacità di calcolo? Quali sono i nostri primi risultati? Noi, fortunatamente, come diceva Santi, siamo coinvolti sin dall'inizio nei tuoi progetti e quindi stiamo cercando di portare i nostri codici, che sono sia codici data analysis che codici di simulazione di body, simulazione di body. E per fare ciò, io vorrei partire proprio dall'astrofisica, poi magari dall'astrofisica ne parleremo un po' meno, parleremo più di numerica, però intanto vorrei partire dall'astrofisica. E in particolar modo dal fatto che, come abbiamo detto in questi ultimi due minuti, nei prossimi 10 anni avremo i dati di una serie di esperimenti che sia la Terra che ovviamente telescopi, una nuova generazione di dati e una nuova generazione di esperimenti che ci permetteranno di avere, diciamo, di affrontare una serie di problemi che oggi sono aperti, come la natura, ad esempio, della materia oscura, tipo Euclid ad esempio, ma anche altri, le prime stelle, la formazione dei black hole, la struttura dell'universo su larga scala, vicino e lontano, ma anche ad esempio gli esopianeti, la natura degli esopianeti. Tutti questi esperimenti avranno un impatto diretto, se saremo in grado di gestire i dati provenienti da loro, nei prossimi 3-4 anni, diciamo un landscape di 10 anni. La cosa interessante è che io sono stato a una conferenza circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, in cui uno dei problemi più grossi, diciamo, durante una dei keynote che ha fatto la presentazione dello Smithsonian, diceva che il problema non sarà mettere su questi esperimenti quanto usare i dati da questi esperimenti, che verranno da questi esperimenti. Cioè il problema sarà veramente farci scienza, non fare il setup e raccogliere i dati. Giusto per farvi un attimo capire qual è l'idea, è che oggi noi abbiamo a che fare con i dati di Gaia, che sono circa 1 petabyte, no? Dal punto di vista delle simulazioni cosmologiche, ad esempio c'è la simulazione di Lustris, fatta da NPA, che più o meno anche lei è sull'ordine di 1 petabyte, quindi questa è la gestione dei dati che abbiamo oggi. Fra 10 anni passiamo all'SKA, che probabilmente è tra i più challenging, ma comunque è dell'ordine degli exabyte. Qualche presentazione qualcuno parla di zettabyte, ma insomma molto probabilmente saranno exabyte di dati da gestire. Gestire significa ridurli e analizzarli, ridurli, metterli a disposizione della comunità e così via, confrontarli con altri esperimenti e con le simulazioni numeriche. In pratica il problema sarà che non saremo più in grado di gestire l'analisi dati e le simulazioni come facciamo oggi. E questo non è una cosa che ci sorprende, nel tempo c'è stata un'evoluzione dal modo in cui abbiamo fatto l'analisi dei dati alla fine dell'Ottocento, con le famose Pickering Computers, che erano delle persone, delle matematiche e delle astronome che visivamente facevano i confronti fra le lastre, e a me fatto sempre molto ridere questa cosa di chiamarle computers, perché in fondo erano esseri umani, però insomma. E in realtà loro, diciamo, ad esempio John Cannon ha introdotto un sistema di catalogamento che tutto lo utilizziamo, però diciamo da questo sistema a quello che usiamo oggi con il nostro desktop, i tool di analisi dati e così via, e le simulazioni lanciate ad esempio direttamente sui supercomputer, è più o meno, diciamo, l'approccio, cioè il cambio generazionale sarà tipo questo, il cambio di tecnologia sarà tipo questo, cioè sarà un salto enorme. Ora, io per ora parlavo molto di analisi dati, l'altro aspetto importante sono le simulazioni numeriche, la sofistica numerica. Questo perché in realtà non dobbiamo dimenticare che la sofistica numerica, la sofistica teorica, è uno strumento fondamentale per tutta una serie di problematiche, cioè per catturare la complessità delle formazioni delle strutture da una parte, ma anche come fenomeno interpretativo, cioè senza le simulazioni numeriche, senza la numerica sofistica. Sono generiche, non parlo di cosmologia, in generale. Sarà molto difficile riuscire a confrontarsi, a capire l'outcome delle osservazioni. Ma prima che arrivino le osservazioni, dobbiamo
ottimizzare la strumentazione, anche questo si può fare attraverso simulazioni numeriche, lo facciamo per Atena, e anche preparare la data di strumenti di data rilancio, di data analysis e di archiviazione dei dati. Anche questo lo facciamo con mock catalog simulazioni numeriche. Io questi quattro step in realtà li vivo abbastanza nella quotidianità nel progetto di Jupyter. Io sono l'infrastructure manager dell'SDC Italia e noi sostanzialmente quello che facciamo è usiamo simulazioni ossimiali di tipo numeriche sia per preparare i tool di data analysis sia per ad esempio ottimizzare in parte il disegno dei telescopi per Jupyter e per ottimizzare ad esempio gli strumenti di data analysis. Noi abbiamo fatto un grossissimo lavoro di scrittura di strumenti come Sextractor, che è un strumento studiato da tantissime persone per fare fotometria, però in realtà assolutamente inadatto all'uso di sul supercomputer o su infrastrutture di caldo. Abbiamo dovuto riscrivere da zero. Te lo anticipo perché è uno dei temi di cui parlerò oggi. Il messaggio in pratica è che in un prossimo futuro le facilities non sono soltanto telescopi, cioè non possiamo più pensare che la facility con cui un astronomo ha a che fare sia soltanto il telescopio, ma cominciano ad avere un ruolo cruciale quello che io, definisco laboratori numerici. Laboratorio numerico in realtà non è soltanto l'hardware, cioè non è solo il desktop o il supercomputer, è un insieme di cose. È la macchina hardware, è il suo sistema operativo, il suo sistema software, ma sono anche gli algoritmi, e gli algoritmi li facciamo noi. Cioè c'è una parte del laboratorio numerico che noi, tra virgolette, non controlliamo, anche se cercherò di confutarvi questa affermazione in un paio di slide, e c'è una parte che però dipende moltissimo da noi. Quindi avere dei laboratori numerici di nuova generazione per potersi confrontare con le simulazioni e quindi con le osservazioni diventa fondamentale. E quindi veniamo al problema, cioè cos'è l'exascale? Cioè perché noi stiamo ragionando di exascale? L'exascale in pratica è semplicemente la capacità di sviluppare dei supercomputer sia in grado di erogare più di 10 a 18 floating point operation per second. Ora, per farvi un ordine di grandezza, oggi il primo esiste una classifica dei supercomputer più potenti al mondo, il primo da giugno è quello dell'Oak Ridge Laboratory negli Stati Uniti, fatto da IBM, ed è 1000 volte meno potente di questo del supercomputer che vorremmo realizzare entro il 2020-2025. Ora, il problema è che sostanzialmente, intanto, quando si parla di quei numeri lì, si parla di sustainable performance, e poi vi spiego un attimo cosa vuol dire. E poi l'altro grossissimo problema è che un computer di questa capacità qui, un supercomputer di questa capacità qui, che impatta in tantissimi ambiti, perché è la base dei data center per fare astrofisica numerica, è la base dei data center per fare i regional center di SKA, è la cosa di cui si è ragionato in Australia, ad esempio, per quanto riguarda il regional center di SKA, è la base su cui si utilizzeranno, ad esempio, per fare le simulazioni di membrane, cioè c'è un impatto enorme sulla scienza. Questo oggetto qui, come oggi, non può essere costruito, cioè non esiste una tecnologia per farlo. E vi spiegherò, diciamo, un pochino, vi racconterò un po' il perché, perché può essere anche perché è anche una cosa abbastanza interessante. Ci sono una serie di problematiche nel costruire un supercomputer di questo genere che sono state analizzate in alcuni paper, diciamo, negli ultimi 2-3 anni, ma che in pratica si possono riassumere in questo. E io per costruire una cosa così devo sviluppare una nuova tecnologia di rete, devo sviluppare una nuova tecnologia per la memoria, dei nuovi processori, ma soprattutto devo sviluppare una nuova gestione di data management, e quindi per lo storing dei dati, per l'archiviazione dei dati, dei nuovi algoritmi, e questo spetta a noi, e soprattutto implementare una cosiddetta resilience, cioè una capacità di failure degli algoritmi stessi, cioè dei nostri codici, pazzesca. Giusto per farvi un esempio, ci si aspetta un failure hardware ogni 30 secondi. C'è una presentazione un annetto fa in cui in pratica si stima che se questo è il rate, ci deve essere una persona che gira dentro il data center ha soltanto a cambiare pezzi hardware tutto il giorno.
24 ore al giorno, come FTE fisso. Quindi anche capire come rendere, cambiare i nostri codici per far sì che non crashino quando crasha la CPU diventa molto importante. Ora l'Europa ovviamente è in pieno fermento, insieme a tutti gli altri paesi, al Giappone, agli Stati Uniti, alla Cina, che la Cina sta investendo miliardi di euro su questa cosa qui, per il disegno di una macchina di questa scheda. Ci sono vari progetti. TINAF fortunatamente è coinvolta in due dei principali progetti, che si chiamano ECTANEST e EUROETA, finanziati circa per 30 milioni di euro, all'interno della quale noi abbiamo un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la ingegnerizzazione delle applicazioni, ma anche il disegno dell'infrastruttura. Adesso poi vi dico, anche, vi dico perché mi sembra strano che noi abbiamo detto, diciamo, aiutateci a disegnare l'infrastruttura, però non è così. Perché in questi progetti quello che si cerca di fare è di applicare un identico design. Ma in pratica quello che si sta facendo è cercare di trovare un'infrastruttura basata su nuove CPU, su una nuova interconnect. Ad esempio questo lo sta facendo di NFN, sta lavorando sulla rete di NFN, su una nuova idea di acceleratori, su un nuovo storage, quindi anche su una nuova capacità di archiviazione, questo impatta anche sugli archivi, e su nuove applicazioni. Non sono solo quei due progetti, c'è un ecosistema di progetti che collaborano tra di loro, io qui ne ho elencati quattro, ognuno si occupa di una certa cosa, tutti insieme penso che facciano quasi un 100 milioni di euro di finanziamento. Ora, diciamo, tanto per farvi vedere, non è che il problema, non è che la Commissione Europea sta puntando 30, anzi in realtà di più, su un 100 milioni di euro così a vuoto. Il problema è che, sino ad oggi noi, ma anche noi nella vita quotidiana dei ricercatori, abbiamo vissuto quello che Jeff Delgava, che è un famoso esperto di HPC, un'eminenza nell'ambito HPC, ha chiamato freelance teacher. Noi abbiamo vissuto nel momento del freelance teacher, cioè l'idea è che sino ad oggi sia i supercomputer che noi nella nostra vita quotidiana di ricercatori abbiamo vissuto un'era in cui abbiamo aspettato un paio d'anni, abbiamo avuto delle CPU più potenti o con più core, abbiamo avuto in breve tempo molta più memoria perché la memoria costava di meno e riuscivamo a pacchettarla molto facilmente, e nella costruzione di un supercomputer l'idea era, vabbè, aspetta un po', ho più CPU, le connetto insieme con una super figa Fast Interconnect, una roba favolosa basata su optical network e bassissima latenza, ci metto terabyte di RAM e ho fatto un nuovo supercomputer. Ecco, questo disegno qui non esiste più. Cioè, oggi le ultime macchine che si realizzano in questo modo sono quelle che si stanno facendo in questo periodo qua. Ma già le prime due macchine della top 500 hanno già cominciato a implementare un approccio diverso al supercomputing. Intanto non sono macchine Intel, sono macchine in un caso Power 9 e nell'altro caso addirittura ISC, cioè i cinesi hanno disegnato un loro processore perché non si fidavano con una serie di ragioni degli americani, ma anche perché è una convenienza. Le prime due macchine oggi sono in grado di erogare di frequenza nominale circa 200 per la flop, no? Quindi un numero che apparentemente non è lontano dalla diesa. In realtà se poi uno le prova con i nostri codici, con un'applicazione come l'IMPAC, che sono linea algebra, sono dei test, dei benchmark, già vede che, adesso i dati non ce li ho per il Summit, però ce li ho per il Sunway, che è quello cinese, in cui i test dell'IMPAC dicono che non sono 125 petaflop come ci si aspettava, cioè questa misura si fa facilmente dicendo, vabbè, io ho la frequenza di ogni core, moltiplico per il numero di core, lo moltiplico per il numero di istruzioni simili, lo moltiplico per le pipeline e ottengo questo numero. In realtà quando ci faccio generare un'applicazione, già, non è così potente il computer. Quando poi ci vado a girare i nostri codici, cioè un codice idrodinamico, una roba tipo gadget, codici di astrofisica teorica, questa macchina qui non eroga 125 petaflop, ma è in grado di andare intorno ai 0,3 petaflop.
cioè tra la potenza nominale e quella che invece usiamo noi c'è un abisso. Quindi quando si vuol fare l'exascaling, lo si vuol fare qua, in modo tale che questa sia il valore exascaling, non questo qua. Giusto per farvi capire qual è il problema e perché impatta la nostra vita in questi giorni, diciamo, nel modo in cui noi scriviamo i codici. C'è un, diciamo, i giapponesi che volevano fare, che vogliono costruire anche loro la loro macchina sull'exascale, hanno cominciato ad analizzare un po' i codici di vari range scientifici, cioè cose sia di energy physics ma anche di astrofisica. E hanno visto sostanzialmente quello che succede, che i nostri codici e anche tutti i codici data reduction, ma in maniera addirittura peggiore, sono dei codici che si chiamano memory intensive, cioè sono dei codici in cui in pratica l'accesso alla memoria, chiaramente per la data reduction è ovvio, la memoria in questo caso per me è anche il disco, cioè è proprio quello che io salvo fisicamente, per me può essere anche un disco, cioè per i codici data reduction è ovvio, io devo accedere ai dati sul file system, per cui chiaramente ho perso tantissimo tempo lì. Comunque, anche per i codici di simulazione dei modi, io perdo tantissimo tempo ad accedere alla memoria. Quindi, in pratica, io non sono mai in grado di utilizzare tutta la potenza che mi viene data da questo supercomputer, con gli algoritmi che ho oggi. Perché perdo molto tempo e molta energia, energia anche, ad accedere, a spostare dati dalla memoria alla CPU, dalla CPU al disco e così via. Questo fa sì che in realtà nella pratica noi abbiamo dei supercomputer molto potenti, ma con i nostri codici non siamo in grado di utilizzarli bene. L'altro aspetto molto importante è che tutto per tutto, cioè non solo la CPU, il disco, la memoria, ma anche come scriviamo noi le applicazioni, ha un impatto sul consumo energetico. Ora, se oggi un supercomputer utilizza circa 18 MW per funzionare, se io dico, vabbè, torniamo nel finance feature, di questi ne metto 100 assieme, io arrivo a 1,8 GW, che è una centrale atomica. Quindi vuol dire che se io voglio fare la data reduction di SKA in Sudafrica, cioè mentre sul data center per SKA oggi con questo approccio qui, ci devo mettere accanto una centrale nucleare che serve solo lui, che oltre, diciamo, nel mio caso, a me mette anche un problema, pone anche un problema, come dire, morale, però dal punto di vista pratico diventa anche un problema difficile da gestire, cioè già hanno dei problemi ad alimentare le antenne in alcuni posti, figuriamoci poi a mettere su una macchina di questo genere qui. E il messaggio è che in realtà noi vogliamo realizzare una macchina exascale, ma che non consumi più di 50 megawatt, quindi ordini di grandezza sotto quello lì. E a contribuire al consumo energetico non è soltanto la CPU, il data movement, di cui parlo brevemente dopo, ma è anche il modo in cui io scrivo le applicazioni. Perché più accedo alla memoria, più meno è ottimizzata la mia applicazione, più consuma elettricità, in pratica, oltre ovviamente a non funzionare. Quindi all'interno di questi progetti europei quello che stiamo facendo è praticamente implementare un approccio co-design. Quindi noi sostanzialmente stiamo cercando di dare, abbiamo analizzato le applicazioni che abbiamo in generale a disposizione, quindi abbiamo utilizzato una serie di codici, poi li citerò in maniera più precisa, comunque sono gadget, che è un codice idrodinamico e nebolo idrodinamico, abbiamo utilizzato un codice semianalitico sempre per la formazione di strutture su larga scala, abbiamo utilizzato i codici data reduction di LOFAR, stiamo cominciando a utilizzare alcuni codici di Gaia per il calcolo della sfometria, quindi abbiamo utilizzato vari codici, ma comunque l'idea era quella di in qualche modo analizzarli nel dettaglio, quindi capire come funzionano, come accedono alla memoria, come usano la CPU, come usano la rete e così via, e abbiamo dato tutti questi dati a coloro che sviluppano la tecnologia, cioè che hanno fatto il disegno dell'hardware, per ottimizzare l'infrastruttura sui nostri requisiti, sulla base di quello che le applicazioni veramente fanno, perché è l'unico modo per evitare di incappare il problema di prima, cioè di fare una macchina potentissima che alla fine nessuno riesce a usare appieno, cioè in cui si buttano cibi, si più a vuoto.
Loro poi ovviamente ci hanno detto, beh ragazzi, noi siamo arrivati in qua, adesso sta a voi di scrivere i vostri codici. E quindi modificarli e reingegnerizzarli in modo tale comunque da riuscire a utilizzare al meglio possibile questa tipo di infrastruttura. E quindi, e adesso vorrei spiegarvi un po' come, cioè quali sono le strategie, quali sono le cose che abbiamo cercato, che abbiamo dovuto implementare. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo dovuto portare i codici su queste infrastrutture. Cosa sono queste infrastrutture? Sono in realtà delle macchine in cui, per ragioni tecnologiche, sono macchine con tantissimi core. L'idea iniziale era quella di avere macchine con miliardi di core di calcolo, piccoli, con poca RAM associata a ciascun core, quindi tanto per farvi capire, oggi si parla, c'è cioè un computer normale, adesso che avete può avere 16 core, noi parliamo di milioni di core, che sono core piccoli e semplici, cioè core che hanno un'architettura molto semplice, non sono Intel, perché Intel consuma troppo, e sono molto piccoli dal punto di vista anche della frequenza, cioè sono migliaia, diciamo, probabilmente avremo dei socket con 1024 core all'interno, quindi della singola CPU, ma core da un gigahertz e mezzo. Perché l'idea è quella, quando siamo partiti, di utilizzare tecnologia europea, oggi l'ARM non è più europea, ma di utilizzare i professori ARM, che sono i professori che si usano in tutti i device mobili, cioè in pratica adesso stiamo usando cose che stanno sui Samsung, sull'ultima generazione di Samsung Galaxy, ma che in realtà hanno due vantaggi enormi, sono semplici e consumano molto poco, e c'è un mercato dietro talmente grosso a fare da trainare, che in realtà non sono delle cose di nicchia per cui uno dice vabbè, per domani mi scompaio, questi andranno avanti all'infinito. In più l'ARM sta facendo fare una linea per supercomputing che sono la linea Cortex, ma in particolare Thunder X, che noi non usiamo, ma che comunque è una linea per supercomputing. ARM adesso ha acquisito una società che si chiama Linea e ha deciso di investire in supercomputing e in data center, però poi è stata acquisita dai giapponesi e quindi non è più europea. L'altro problema è che sostanzialmente bisogna ridurre il più possibile il data movement, quindi la prima cosa, abbiamo dovuto prendere i nostri codici e riscriverli perché funzionassero bene su ARM. La seconda cosa, abbiamo dovuto pensare a come ridurre il data movement. Ora, a me data movement, la prima cosa che mi viene sempre in mente è la prima scuola di OPA a cui ho partecipato 15 anni fa forse, in cui mi dissero, guardate, uno dei problemi più grossi che abbiamo gli astronomi è che l'astronomo si vuole scaricare il dato dall'archivio, portarselo sul suo desktop per analizzarlo. Questo è un problema enorme di data movement perché si perde tantissimo tempo. Dopodiché mi hanno fatto vedere questa, e dove il data movement è dove il problema del data movement non è tra noi e ESO, ma tra la CPU, il registro della CPU, la cache, la RAM e il disco della singola macchina. Qui stiamo parlando di miniaturizzare il più possibile tutta l'infrastruttura, perché il data movement costa, e costa in termini di, anche di picojoule, cioè di energia consumata, e quindi bisogna ripensare, diciamo, ovviamente l'architettura, adesso loro stanno inventandosi delle cose basate su Photonic Interconnect per minimizzare al massimo i consumi, sono delle board piccolissime, adesso, cioè, che sono in live in produzione, quelle che abbiamo messo in produzione sono minuscole, però dal punto di vista pratico un grossissimo lavoro deve essere fatto anche da noi, cioè dobbiamo implementare i codici in modo tale da migliorare la data locality, quindi di scriverli in modo tale da accedere il meno possibile al disco e il meno possibile alla RAM. Scusa, io faccio degli astronomi, quelli che si fanno, non capisco, cioè, forse usare anche dei termini che mettono data locale, non significano quasi niente, magari perché per compiere il dettaglio, che vuol dire non devo scaricare i dati, la cosa è che quando io dove stiamo andando, loro per capire un po' meglio questa cosa qui. Io partivo da questa cosa che mi dicevano tantissimi anni fa, perché l'idea era quella di dire, vabbè, diciamo, noi diventiamo a disposizione una serie di tool, per cui tu l'analisi dati non la devi fare più nel tuo testo, la fai remotamente su un'infrastruttura remota che ti verrà messa a disposizione del data center. Questo me lo dicevano 10 anni fa, 15 anni fa, in realtà non è mai avvenuto veramente questa cosa.
molto probabilmente questo dovrà succedere adesso, nel senso che se tu immagini la mole di dati che verranno messi a disposizione dai nuovi strumenti, tipo tornando a fare il discorso di SCA, c'è anche CDA, ma ci sono anche gli ELT che saranno lo stesso problema, in realtà te astronomo non potrà più essere richiesto di prenderti il dato e scaricartelo, ridurtelo sul desktop. Uno, perché perdi un sacco di tempo a scaricarla, è grosso, proprio essendo andando sul pratico. Due, perché probabilmente i tool di analisi saranno talmente complessi che solo installarli sul tuo desktop è un casino. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'astronomo quadratico medio, il messaggio è che in un futuro quello che succederà è che tu lavorerai remotamente, come fai oggi ad esempio, che so, con Google Drive quando apri un applicativo tipo Word, tipo Google Document, su un'infrastruttura che ti viene messa a disposizione da un data center che è molto lontano da te, ma che ti mette a disposizione quello che oggi si chiama cloud, ma in realtà diciamo, un portale su cui tu fai tutte le tue operazioni, che sarà comunque abbastanza dinamico da permettere di caricare il tuo software. Oggi si lavora ad esempio utilizzando Jupyter, probabilmente non è quella la soluzione. Jupyter è un framework per fare, diciamo, le costruzioni via web. Però diciamo di base sarà qualcosa di diverso. Però quando io dico che bisognerà pensare a, diciamo, a implementare la data locality, da un lato significa che uno deve essere preparato a lavorare remotamente su dei supercomputer che saranno di questo genere qui e che vivranno remotamente, dall'altro, quando scrivi il tuo codice dovrai cominciare anche a ottimizzarlo in modo tale da ridurre il più possibile, ad esempio, i cache miss. Cioè, che cavolo sono i cache miss? I cache miss sono legati al fatto che il tuo codice, il tuo generico, ovviamente non dice, il tuo codice è scritto male, per cui accede tantissimo alla RAM, quindi provoca tantissimi, muovi tantissimi dati dalla RAM sino ai registri del processore e viceversa, consumi tantissima energia a vuoto, perdi cicli di E a questo punto la domanda è: sì, ma io come astronomo che posso fare? Come astronomo quello che posso fare è, visto che questa cosa accadrà nel tempo, cominciare a capire un pochino meglio come funzionano questi tipi di infrastruttura e capire che esistono degli strumenti che sono a portata dell'astronomo quadratico medio, cioè una cosa particolarmente complessa, che ti permettono di vedere come performa il tuo codice. Ci sono degli strumenti di analisi che ti dicono: questa è consumata un sacco di cache, questa sta usando un sacco di CPU e così via. Questi strumenti sono anche grafici, cioè sono strumenti semplici da utilizzare alla fine, che possono dare una grossa mano. L'altra cosa è che, ad esempio, dentro Euclid, però, insomma, il problema è che molte cose gli astronomi non hanno potuto fare, perché c'era proprio un limite di capacità, nel senso, uno fa l'astronomo, non fa la persona che si occupa delle performance computing. E quindi sono state assunte degli ingegneri informatici che hanno fatto proprio quello. Al gruppo di Trieste, quello dove lavoro io coordino un po' di persone, e siamo tutte persone che sostanzialmente fanno ottimizzazioni di codici, hanno scritto pezzi di gadget o stanno ottimizzando gadget, e che hanno un'idea che noi facciamo corsi, a un corso molto interessante che c'è a Trieste, di un corso di laurea in performance computing e data analysis. E quindi, diciamo, il nostro messaggio è quello che noi stiamo cercando di creare delle generazioni anche future di persone che siano in grado di fare questo lavoro, con infarinatura di astronomia e una grossa capacità di informatica, che però non è informatica generale, in genere è proprio anche performance computing. Ora, giusto per farti capire un attimo, cioè, insieme a Luca Tornatore, quando ci hanno fatto vedere questo plot qua, noi cioè, non ci tornava proprio così. Per cui siamo fatti un conto veramente stupido, cioè abbiamo compreso sul web, abbiamo visto quanto consuma in termini di watt un banco di RAM da 4 giga, una roba che si trova su Amazon, e poi abbiamo fatto un esperimento mentale, cioè abbiamo fatto un po' di conti, diciamo, ma se io prendo una macchina exascale, la riempio di queste RAM qua, poi faccio un programmino stupido che muove un bit dalla RAM al registro del processore e basta, cioè non fa nessuna computazione, quanto consumo? Consumo 12 megawatt, così, senza aver fatto niente.
Quindi è chiaro che il problema si pone e ottimizzarlo è importante. Ora, vabbè, insomma, diciamo, noi alla fine di questi progetti, cioè fra 2 anni e mezzo, pensiamo di avere una macchina con 400 petaflop, che è di sustain performance, quindi è un prototipo di 400 petaflop che verrà installato in Inghilterra, ma probabilmente no, perché l'Inghilterra ha la Brexit e quindi molto probabilmente in Grecia, cioè in origine dell'Inghilterra probabilmente verrà installato in Grecia. La Nemesis. L'idea è quella di avere una macchina che è 2 volte più potente, il più grosso supercomputer potente al mondo oggi, basata su milioni di core ARM, e questo è qua l'FPGA board. Poi voi l'FPGA penso che usiate, sappiate cosa sono, utilizzando quindi un'architettura ibrida in cui hai i processori e l'FPGA come acceleratori. In più hai anche delle piccole GPU molto piccole. Queste board le stanno sviluppando in Grecia, appunto, cioè sono disegnate in Grecia con la collaborazione della ARM, perché è un progetto europeo che ha dentro alla ARM, a questo istituto di ricerca che si chiama Ford, a Seagate, al Supercomputing Center di Barcellona, c'è un progetto molto grosso, e in pratica è stato fatto il disegno della macchina, di queste piccole board, sono molto piccole anche perché sono 5x5, la cosa che succede ancora, con l'architettura ibrida, e quindi anche una difficoltà per noi utilizzarli. Io ad esempio le FPGA non le usate in questo progetto qui, quindi come le uso? Io da programmatore, cioè da persona che fa informatica, cioè che fa codici di simulazione. L'altro aspetto importante non è solo l'infrastruttura hardware, ma è il sistema software. Con il sistema software io non intendo il sistema operativo, ma tutte le librerie sopra. Cioè, per sistema software può essere un framework tipo OpenCL, non so se avete idea di cosa sia, però diciamo può essere una roba tipo Python, ecco. Cioè, sono delle cose di alto livello. Ora, il ruolo del sistema software diventerà sempre maggiore, perché siccome queste infrastrutture sono molto complesse, ci si prova molto probabilmente, anzi sicuramente, lo stiamo facendo adesso dentro Euroenza, il sistema operativo sarà piccolissimo, cioè sarà pochissimo, proprio minimale, sarà Linux, ma sarà un Linux minimale, e il sistema software invece giocherà un ruolo pazzesco, nel senso che gran parte del lavoro sarà demandata a lui, e quindi le applicazioni non interagiranno più col sistema operativo, cioè la scrittura dei file, che oggi uno usa write, banalmente, nei propri codici, non potrà più usare write, perché POSIX andrà a scomparire, verrà sostituito da una cosa che non gestora, quindi chiamata REST, e quindi per accedere bisognerà utilizzare delle librerie di sistema che verranno messe a disposizione proprio dal sistema software. Quindi non c'è più il write, ci sarà un'altra cosa. HDF5 ad esempio sta già implementando degli esperimenti in questa direzione. Noi stiamo cercando di fare delle prove con Civizza.io insieme ai canadesi, sono stato in Canada per un seminario simile a questo, in cui l'idea era proprio collaborare per modificare Civizza.io per poter utilizzare nuovi tipi di storage, usando il driver di IO del Civizza.io stesso, quindi a quel punto gran parte dei nostri codici sono stati. Perché il problema qual è? Che allora, diciamo, il grande disegno è questo: io ho queste macchine enormi, miliardi di processori, pochissima RAM associata a ciascun processore, architetture ibride, quindi ho FPGA o GPU, quindi la potenza di calcolo non mi è data solo dal processore, e questo è uno dei problemi che abbiamo noi oggi, poi vi dico anche perché, quindi il problema qual è? Utilizzarla al meglio significa che in qualche modo io dovrò trovare dei nuovi algoritmi, cioè il mio problema sarà o cambiare l'algoritmo, o cambiare l'infrastruttura del codice, o in qualche modo adottare dei tool, degli strumenti di programmazione che mi permettano di sfruttare meglio questo tipo di infrastruttura. Da una parte dovrò cambiare gli algoritmi per fare in modo di avere questo byte per flop basso, cioè avere poco accesso alla memoria, in pratica. Da un'altra parte dovrò cercare di ottimizzare le comunicazioni, cercando di far sì che mentre calcolo passo dati contemporaneamente magari a un altro processore o a un altro nodo, perché comunque la vedo in architettura distribuita, quindi ho vari nodi, come può essere oggi un cluster HPC in cui si usa NPI per comunicare tra vari processori. E poi l'altra cosa è che
proprio per fare in modo che il sistema sia ottimizzato al massimo, devo inventare i sistemi di load balancing in modo tale da tenere sempre occupati tutti i task. Quindi devo riscrivere il codice e devo riscrivere seguendo queste linee guida qui. Una cosa importante, io avevo promesso a qualcuno di parlare con te, non ci riesco, perché però ve lo volevo dire. L'altra cosa è che queste infrastrutture sono abbastanza complesse che molto probabilmente voi non potete utilizzare il codice direttamente di sopra, ma il codice verrà deployato sull'infrastruttura attraverso i cosiddetti container. I container, in realtà, la containerizzazione in realtà è una cosiddetta operating system level virtualization, cioè in pratica è un livello di virtualizzazione molto semplificato. Noi dentro Euclid siamo solo container, cioè la pipeline data reduction di Euclid è basata soltanto e puntata esclusivamente su container di Singularity, non Docker. Docker è uno dei tecnologie container che va più in voga, ma esistono altre pensate per l'HPC e questa è Singularity. In pratica quello che succede è che tutto il software della redaction analisi viene pacchettizzato dentro questi contenitori, e invece di all'interno questo contenitore contiene un sistema operativo customizzato, cioè quello detto, il sistema operativo sarà molto semplice in questo supercomputer. Quindi se io voglio una cosa più evoluta, col Python, con la mia libreria di AstroPy, non so, quello che mi serve, io devo pacchettizzo il tutto dentro un contenitore, un eseguibile che è un contenitore, e eseguo quello, non il mio codice stesso. Quindi un'altra expertise da sviluppare in questo periodo, che dovremmo cercare di sviluppare, è quella della containerizzazione delle nostre applicazioni. Ora, velocemente, questi sono i codici che abbiamo portato adesso su questi prototipi di infrastruttura. Sono tre codici: uno è un particle, cioè è un codice antipodi diretto che abbiamo scritto noi, partendo da IGPU, che è un codice di Dolcetta, che è di altro che insomma, di Padova, della Mapei. Poi c'è Pinocchio, che è un codice sostanzialmente basato sulla Grand Jumper Computation Theory, che crea cataloghi di aloni, che è la loro margin list, cioè in pratica fa è un codice segnalitico che sostanzialmente crea merger tree di aloni, quello che stiamo usando dentro di un mock catalog per Euclid. E poi c'è Gadget, che è probabilmente il codice di simulazione numerica più utilizzato al mondo. C'è una presentazione all'ultimo ADAS che in pratica Gadget è quello che ha il maggior numero di paper scritti usando il codice e il maggior numero di citazioni. Si parla di una comunità di utilizzo di circa 1000 persone che all'interno del nostro ambiente è grossa. Per ognuno di questi codici abbiamo dovuto fare cose diverse per portarlo lì sopra. Allora, come vi ho detto prima, abbiamo un hardware eterogeneo, no? Perché abbiamo detto abbiamo le CPU, abbiamo le GPU. In questi nuovi sistemi non abbiamo più le GPU, ma abbiamo queste FPGA, e quindi abbiamo voluto in qualche modo capire come utilizzare tutto insieme al meglio all'interno dei nostri codici. Giusto per farvi capire un po' le differenze, oggi, cioè se io uso il Cineca, vado a Cineca e prendo il mio codice e lo voglio far girare a Cineca, il Cineca la maggior parte della potenza di calcolo su Marconi la dà attraverso acceleratori, vabbè non sono quello di più, sono i Mike, però insomma attraverso acceleratori. Quindi il primo supercomputer al mondo, quello che citavo prima, l'IBM, usa GPU. Quindi io già ho architetture IBM, oggi se io voglio computare bene dovrei avere che il mio codice è scritto usando sia il CPU che il GPU. Ma queste sono due cose completamente diverse. Questa io la riesco a utilizzare con i miei codici C, con i codici Fortran, con Python, con IDL, insomma, riesco a usarla con le cose a cui sono abituato. Questa qui è potentissima, però per utilizzarla ho bisogno di alcune direttive specifiche, alcuni tool specifici, sono OpenAC, CUDA, OpenCL o altri programmi di. Quindi in realtà per usare queste, io il codice devo riscrivere, per usare questi probabilmente mi basta com'è. Giusto per farvi capire la differenza, in realtà io con entrambe, sia CPU che GPU, io risolvo un problema HPC in maniera parallela, ma lo faccio in modo diverso, perché nel caso delle CPU io ho task diversi che fanno allo stesso tempo fanno allo stesso tempo cose diverse, quindi ho un task parallelismo. Nel caso del GPU
ho un data parallelismo, cioè le GPU hanno tantissimi thread che sono in grado di fare nello stesso momento solo la stessa cosa su dati diversi. Quindi anche il modo in cui io ottimizzo il codice cambia molto a seconda se uso questo o se uso questo. E questa è una cosa che dovremmo cominciare a imparare a fare. Ad esempio il mio Euclid, io uso spesso Euclid perché appunto è una delle cose in cui stiamo lavorando di più, ma adesso anche l'OFAR, che è partito l'OFAR e l'OFAR IT, abbiamo lo stesso problema. In Euclid noi non siamo ancora arrivati a utilizzare il data parallelismo delle GPU, stiamo usando solo CPU. E quindi le nostre infrastrutture di calcolo sono infrastrutture limitate in qualche modo. E poi adesso la complicazione cresce, perché dalle GPU siamo passati all'FPGA. La FPGA io penso che voi l'abbiate sentito nominare perché probabilmente le usate per fare gestione di device hardware. In realtà l'idea è quella di, essendo dei device a semiconduttori che possono essere programmati a fare quello che vogliamo noi, l'idea è perché non usarli per programmarli per eseguire delle funzioni, eseguire dei task computazionali. Hanno una ottima power efficiency, per cui vanno bene in ottica exascale, però hanno il problema che a oggi, per poter programmare un FPGA, io ho bisogno di un workflow molto complicato da mettere su, cioè devo identificare la mia funzione C, o qualunque altro linguaggio che volete, la devo passare attraverso una serie di tool che vengono messi a disposizione dal produttore dell'FPGA, che trasformano questa funzione e la sintetizzano in qualche modo. Dopodiché sta a me ottimizzarla con questi tool perché io usi al meglio l'FPGA, perché l'FPGA è un device completamente è vuoto, cioè devo decidere io come programmarlo, questi sono tutti DSP a cui io devo dare dei compiti. Dopodiché lo sintetizzo, dopodiché lo devo caricare sull'FPGA. A questo punto l'FPGA mi mette a disposizione dei driver, io li chiamo e ottengo in pratica la mia e ottengo diciamo il mio codice, cioè questo driver in realtà è io lo devo chiamare e lanciargli dentro i dati di ingresso e lui mi darà i dati di output. Bellissimo a dirsi, complicatissimo a farsi, sono circa un paio d'anni che stiamo cercando di risolvere questa cosa, è una gran pena, più che altro per cui ad esempio ci sono un sacco di problemi legati a cosa posso usare e cosa non posso usare. Delle amici quadrate pare che il GPU dell'FPGA proprio non gli piace. Però se io faccio particle-particle, non posso non usare una radice quadrata. Non posso non usare la doppia precisione, perché la doppia precisione è fondamentale, se no non conservo l'energia se ho un particle-particle. Se non conservo l'energia non è fisicamente reale. Quindi in realtà questi device sono bellissimi, ma sono ancora molto primitivi, diciamo, per fare calcolo. Uno dei possibili modi per utilizzare in maniera più semplice è utilizzare OpenCL, che è questo Open Computing Language. L'idea di OpenCL è che è un framework che vi permette a disposizione, diciamo, un linguaggio che vi permette di vedere in maniera trasparente tutti i device che sono sul vostro computer nello stesso modo, cioè la CPU, la GPU e l'FPGA vengono visti come device, listati come device, e poi voi potete decidere di mandare dei kernel, cioè dei task computer science, uno sull'altro. Molto interessante come approccio, perché mi permetterebbe di imparare soltanto una cosa, cioè OpenCL. Dal punto di vista pratico, però, portare comunque i kernel sull'FPGA è comunque molto complicato oggi. Però l'Intel ha comprato l'Altera. Intel prevede di mettere a disposizione nei prossimi processori un FPGA, cioè i prossimi processori dell'Intel dovrebbero avere un acceleratore che sono dell'FPGA. Quindi in realtà all'ultimo supercomputing conferenza di supercomputing che si tiene tutti gli anni negli Stati Uniti, tutti i produttori di HPC citavano l'FPGA come il device di calcolo del futuro. È un po' come il GPU 15 anni fa, cioè non c'era niente, però qualcuno cominciava a usarla. E noi siamo tra quelli, per cui sono molto contento di questa cosa. Ci siamo riusciti in realtà, siamo riusciti a portare un codice di questo codice PP all'interno dell'FPGA, è stato un gran problema, abbiamo dovuto utilizzare Extended Precision, cioè un modo di emulare Double Precision, che non è il modo standard, cioè non posso fare Double e funziona, abbiamo dovuto implementare questa cosa qui, David Goetz ha perso molto tempo a farlo, però adesso il nostro codice, che è un codice misto, cioè un codice API più FPGA, più OpenCL, più FPGA, nel senso che
deve girare su più FPGA, su più nodi, in questo momento è in grado di girare su una FPGA. Il passo successivo sarà capire come farlo su più di una. Questo è un, adesso diciamo chiaramente a un astronomo, cioè, vabbè, bravi. In realtà questo è il primo lavoro in cui si utilizza la FPGA per fare un calcolo scientifico, per cui Supercomputing nel 2018 ci hanno chiesto se riusciamo ad andare a presentarlo in plenary session, perché è uno dei lavori più importanti ad oggi sulla FPGA. L'altro problema è ad esempio il caso di Minoc. Nel caso di Minoc abbiamo un problema diverso, cioè un algoritmo che non fitta con quel problema di data locale, cioè di utilizzare il più possibile la RAM vicina al processore, che ci viene posto da questo tipo di supercomputer. Perché noi abbiamo un codice che è un codice lagrangiano che usa la FFT per fare delle derivate parziali e utilizza un approccio basato su FFTW che divide i piani in slab. Quindi in pratica io ho un limite, perché anche se io volessi fare le simulazioni facendo, che so, 5000 al cubo particelle, in realtà la quantità di RAM assegnata a ciascun task diventa enorme, perché io ho una distribuzione fatta, ho un limite superiore che è n-n in pratica, cioè n 3000 al quadrato. Quindi abbiamo dovuto ripensare l'algoritmo. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripensato completamente l'algoritmo, sia l'algoritmo di formazione delle condizioni iniziali, che sono le condizioni iniziali cosmologiche, cioè che vengono utilizzate le simulazioni cosmologiche, cioè i campi di densità iniziali evoluto con Zeldovich fino a Z70, una cosa di questo genere. Quindi abbiamo dovuto riscriverlo perché non funzionava quello di prima, non eravamo in grado di farlo girare su questi computer, perché anche lui aveva lo stesso problema. Questo lui genera i campi di densità a partire da una distribuzione numeri random, no? Sfruttando la gaussianità. Però diciamo, per poterlo fare abbiamo dovuto ripensare il modo in cui veniva generato questo campo. E l'altra cosa, abbiamo dovuto cambiare il codice in modo tale che non ragionasse per pensil, quindi la distribuzione delle particelle nei vari core fosse minore, in modo tale da sfruttare il più possibile il fatto che le particelle dovevano entrare tutte nella RAM associata al singolo core. Pure questo ci ha portato un sacco di lavoro, però adesso probabilmente in qualche mese saremo in grado di fare con un codice semianalitico, speriamo, la più grossa simulazione dal punto di vista della box e della risoluzione in massa al mondo, penso, se dovremmo riuscire a farla entro pochi mesi, se ci ne esce la ricarica, se tutto funziona. L'ultimo codice è il gadget, questo è un codice numerico, è un codice n-body più idrodinamico, con tutti i problemi legati all'n-body. Qual è il problema di questo codice? È che anche lui è un codice che è stato pensato nell'era del terascale, cioè quindi è un codice che usa NPI per far comunicare vari nodi, in cui la memoria, quindi i quali si devono passare, cioè le particelle vengono distribuite, ciascuna ha un processore, anzi ha un core, e poi queste si devono scambiare informazioni da uno all'altro, cioè quando una particella si sposta da un posto all'altro deve scambiare dati e così via. Il problema è che per aumentare il range dinamico, cioè per riuscire a studiare contemporaneamente le larghe scale, quindi sopra i 100 megaparse e le piccolissime, bisogna anche scegliere uno di particelle, non c'è niente da fare. Cioè oggi quello che si fa delle risimulazioni, cioè praticamente si identifica una zona e la si risimula mettendo i modi su larga scala, inserendo i modi su larga scala. Ma noi quello che potremmo fare è arrivare direttamente a fare simulazione aumentando il range dinamico, ma di 8 ordini di grandezza, che è tantissimo. Questa cosa col codice come adesso non si può fare, perché il codice ha delle limitazioni proprio nella sua architettura. L'idea è che questi tipi di codici devono essere riscritti passando da un paradigma monolitico a un paradigma task-based, dove c'è uno scheduler di applicazione che organizza l'attività di miliardi di task, facendo in modo di passare a ciascun task parte e dice che lavoro posso fare. Lo scheduler mi assegna il calcolo della forza, da cui dice fatto, lo ripassa lo schermo e dice adesso che posso fare? Cioè una cosa di questo genere qui. Questo significa in questo caso descrivere l'architettura del codice, non l'algoritmo, è l'architettura da fare. Stiamo lavorando sull'OFAR, stiamo lavorando su Gaia, sull'OFAR già adesso, su Gaia abbiamo iniziato e poi anche su dei codici di esopianeti.
sempre l'idea è quella di capire se questi codici, cosa lo sforzo da fare per portare questi codici per riprodurre bene questa infrastruttura. Ora la domanda potrebbe essere: ma se io voglio fare qualche prova di INAF, cosa faccio? INAF mette a disposizione una serie di cose per provare oggi, non dico le creature da schemi, ma per provare oggi delle infrastrutture di calcolo. Innanzitutto abbiamo un MOU con Cineca, per cui abbiamo un progetto per cui possiamo chiedere delle ore, diciamo, andando in questo sito qui, del CT, adesso metto un cappellino in CT perché io faccio parte anche del CT che viene in CT insieme a Riccardo, si possono chiedere ore di calcolo a Cineca e a Cineca si possono provare ad esempio le GPU, quindi architetture ibride. Oppure fornisce anche questo servizio CIP, che è un servizio in via sperimentale di calcolo di piccola dimensione, dove però si possono fare delle prove. Questo qui è quello, ad esempio, che facciamo le prove per Euclid. Per farvi capire cosa abbiamo a Trieste, cioè è un servizio basato su due siti, Catania, Uovecciani, Trieste e io, abbiamo circa a Trieste 800 core, abbiamo abbastanza system software da provare, già installato, uno può fare le prove che vuole. Utilizziamo l'architettura container, singularity, quindi se uno vuole provare dei container può provare a vedere com'è il suo codice all'interno del container. Utilizziamo anche, io non l'ho scritto qui, ma per chi lo usa il Jupyter Notebook per interagire direttamente con la macchina da calcolo, non vi dico cosa sono, se lo sapete, se non lo tenete dopo. Abbiamo una piccola cloud che è dentro l'European Science Cloud, che è un grosso network di cloud europea, che è basata su OpenStack, ma la cloud classica, quella che io sulla mia macchina virtuale faccio delle prove, e stiamo implementando adesso dei piccoli SOC ARM, un piccolo cluster di SOC ARM, per fare in modo che chi vuole provare l'architettura ARM, quindi apportare il loro codice lì sopra, possa avere un piccolo cluster, piccolo saranno probabilmente 32-64 core, con una piccola GPU. La cosa è che la GPU e il processore c'erano la stessa RAM, per cui dovrebbe essere abbastanza veloce. In più, se uno vuole proprio farsi del male, abbiamo anche una Trend, un Cascade Plus, che è un FPGA con 4 processori ARM, che uno vorrebbe poter utilizzare magari per portare un pezzo di codice, se ci ha voglia di fare delle cose. Quindi mettiamo a disposizione un po' di tutto. Conclusioni. Diciamo che l'idea è questa, adesso ve la riassumo molto semplicemente. Il problema è questo, che tra 5-10 anni il paradigma computazionale sarà molto diverso. Come dicevamo prima, il modo con cui facciamo data reduction, il modo in cui analizziamo i dati, verrà demandato a dei grossi centri di supercomputing che metteranno a disposizione di infrastrutture exascale per lo storage e per il calcolo. A noi cosa viene? Cioè, qual è il nostro approccio? Beh, noi siamo la parte degli algoritmi, cioè noi siamo quelli che devono capire, che dovrebbero capire come funzionano i propri algoritmi e ottimizzarli per portarli in queste infrastrutture, se no sarà molto difficile approfittare dei dati di scala, ad esempio, se non siamo in grado di analizzare, cioè qualcuno ce li analizzerà, ma se poi non ci siamo in grado di farci girare il nostro codice sopra, molto probabilmente non saremo in grado di approfittarli. O se non riusciamo a confrontare, che ne so, le osservazioni di Euclid con le simulazioni, cioè il problema diventa che una parte del lavoro sta su di noi. Io vi ho dato un po' di idee, nel senso adesso chiaramente è un lavoro di evoluzione, ma l'idea è che bisogna modificare un po' i nostri codici. L'altra cosa è che in qualche modo non è un lavoro, come dire, che diciamo, noi già oggi stiamo vivendo il problema che i codici attuali, anche i più fighi, quelli che sono in grado di utilizzare meglio il processore di calcolo, non si trovano bene a utilizzare il GPU, a utilizzare i processori, architetture miste e così via. Perché ci siamo trovati impreparati. Allora, l'idea di partecipare a questi progetti di exascale è stato anche di dire, vabbè, non arriviamo impreparati, c'è SCA, c'è SPA, ci sono le nuove generazioni di simulazioni, ci sono i nuovi centri dati che dovranno offrire dei servizi di calcolo necessariamente, cioè cerchiamo di non arrivare impreparati, come è successo adesso, se no perdiamo l'onda, riperdiamo l'onda. Quindi saltiamo a pie pari, diciamo, cerchiamo di saltare a pie pari quello che c'è oggi e proiettiamoci fra 5-10 anni sul futuro. Ci stiamo riuscendo, secondo me, abbastanza, nel senso che noi siamo l'unica, l'INAF è l'unica comunità, e ci cioè sono gli unici astronomi che stanno contribuendo alla realizzazione di un supercomputer in Europa.
sembra che stiamo contribuendo bene, nel senso che ci chiamano per nuovi progetti, quindi evidentemente tanto male non stiamo andando. Bisogna un po' imparare, cioè bisogna cominciare ad avere una generazione di ricercatori che sappiano anche un po' cos'è la HPC per poter utilizzare le nuove infrastrutture. Tutto lì. E io con questo ho finito. In realtà stanno andando in parallelo, nel senso che quello che io so è che il quantum computing, diciamo che l'approccio a exascale è pensato ad oggi con un approccio classico, cioè non in base a quantum computing. Quello che io so è che non si riesce ancora a capire esattamente, cioè non si riesce a misurare in pratica quanto sarà la capacità di quantum computing. E soprattutto il quantum computing è molto pensato per attività di tipo machine learning, quindi l'hanno molto focalizzato in quell'ambito lì, per cui la risposta è difficile darla, insomma, almeno ad oggi. In exascale quello che si ragiona è ancora su architetture classiche, cioè quelle descritte adesso. Scusa, no, solo spiegare a questo, ma da qui a 50 anni, qual è la... No, la prospettiva, qual è? Qual è la prospettiva? Il quarto computer, qual è? Non è impossibile. No, è la sua... Non so, il futuro qual è? Diciamo di 10 anni fa non si secondo me, il futuro sta verso il quantum computing, però il quantum computing quello che fa è un altro, nel senso dobbiamo completamente ripensare tutto. Io non ho neanche idea di come scrivere un software che utilizzi bene questa cosa qui, mentre in exascale il salto è piccolino alla fine, cioè sembra enorme ma il salto è piccolino, è soprattutto un investimento in termini di ore uomo, cioè che tu prendi un postdoc e questo qui è una persona che si mette lì e dice ok, adesso questo è il codice, questo è il mio blueprint, vediamo di farmi la domanda è sostanzialmente questa: mentre exascale è quello che sappiamo fatto molto meglio, quando il computing è una rivoluzione, sì, e coi numeri che abbiamo di fronte, e questi sono numeri piccoli per ora, no? Poi verranno gli altri, e già questi chissà come ci scriveremo, no? James Webb, LSST, STAR, CTA, quello vogliamo. È chiaro che ci vuole un paradigma diverso, no? Più una rivoluzione che non far meglio quello che già stiamo facendo. No, ma sono d'accordo. Però sono tempi scala molto ampio, sono tempi molto più lunghi. La cosa, secondo me, il vero problema oggi di queste cose qui, cioè James Webb, è che se vuoi fare veramente scienza, devi usare tutti insieme. Cioè devi avere la possibilità di accedere, di confrontare i dati di SCA con i dati delle... di Euclid, e oggi strumenti per farlo in maniera semplice non ci sono, anche perché i dati Euclid magari sono all'ESA, i dati di SCA sono regional center di SCA. Ora come faccio? Dove muovo? Chi muovo dove? E non sarà un problema banale da risolvere. Molto probabilmente il NERSC ad esempio sta pensando di fare loro da hub per tutti. C'è un articolo interessante che hanno stato pubblicato recentemente in cui loro dicono: noi faremo l'hub per tutti i dati scientifici di tutti. Quindi noi avremo dati scientifici di astronomia, di tutti gli strumenti astronomici, li metteremo in dei repository, diciamo, per quello che dicevo, il POSIX sta morendo, perché l'idea è che siano dei repository che hanno accesso tipo cloud, quindi REST. Mi si vorrebbe un altro seminario per spiegare in dettaglio, perché è interessante anche questo. Vi mettiamo a disposizione risorse di calcolo, vi mettiamo a disposizione una scratch super veloce, un forever storage enorme, però per approfittarne dovete venire da noi, perché altrimenti
siamo dispersi, cioè il dato da una parte e dall'altra non può funzionare. Questa è la loro soluzione. Io avrei una domanda tecnica, un commento e una domanda di pertinente. La domanda tecnica è molto veloce. Ricordi le prime slide, dove c'era una nota che diceva il cervello umano è stimato per una potenza in ordine di 10 a 15. Poi hai parlato della potenza che è necessaria per un dot catto, no? Cioè exascale dell'ordine delle decine e decine di megawatt. Il cervello umano non usa il kilowatt, cioè qual è la chiave di lettura di questa cosa? Cioè, la chiave di lettura è che sostanzialmente il cervello umano ha un modo di trasferire informazioni attraverso i neuroni che non è, power demanding. Cioè il problema è che, infatti, che quando io parlavo di fotoni di interconnette, che la prima volta che ho sentito ovviamente ci chiedo come. Veramente, cioè la prima fotonica interconnette, la prima che mi viene da ridere, ma è vero, cioè questi stanno cercando di fare delle interconnessioni che non sono power demanding, molto piccole, basate su, delle fibre ottiche, in realtà non sono fibre ottiche, ma l'idea è quella lì, mi mando le connessioni del cervello, che hanno pochissimi watt. Mi chiedevo se quello è, cioè che interazioni ci sono con le coscienze. Non credo che ci siano, però ci possono dire essere spunto per sviluppo di... Che io sappia, no, non so se ci sono, però la cosa che ti posso dire è che sicuramente l'idea è proprio quella di ridurre, cioè di inventarsi delle tecnologie per ridurre al massimo i consumi nel data movement, miniaturizzare tutto e ridurre al massimo i consumi, perché cioè per dire 12 megawatt per spostare un bit. Cioè, a me sembra la ride che avevano fatto 5 volte i conti, perché non poteva essere. E invece è così. E quindi pensa a pescare quando magari carichi, che ne so, 2 tera di dati, ma che è anche poco, per analizzarli. E non lo fai tu, lo fanno contemporaneamente centinaia di altri gruppi, e lì i consumi sono enormi. Quindi bisogna veramente ragionare su come fare queste cose. Infatti adesso che si parla di una volata in memory e così via. E il commento invece riguardava, però non so se ci ho detto la domanda sopra, cosa c'è qua? No! Ma il commento riguardava invece allora, poi parlando di co-design, no? Per il prossimo approccio. Quindi io devo disegnare il software e l'hardware, perché questi due devono lavorare. Sì, diciamo, in parallelo. E ora dei progetti scientifici, cioè i fini sono quelli dell'ESO che ti dicono l'esperienza, c'è niente da fare. Ogni strumento ha la sua pipeline. Allora, se io metto insieme le due cose, mi viene in mente che per i grandi progetti ogni grande progetto dovrà avere la sua super macchina con design, cioè dov'è che si risolve? No, la cosa sarebbe cercare di per quello che stiamo portando più codici, perché l'idea è quella di dire c'è un limite al co-design, no? Nel senso che chiaramente tu puoi dire vabbè, io mi faccio un disegno della macchina per il grande progetto, però è un po' un limite estremo. L'idea è quella di dire io prendo i vari codici e cerco di trovare dei pattern comuni. Cioè noi abbiamo dovuto fare un lavoro di analisi molto dettagliata di come viene utilizzata la rete, faccio sempre i gadget, è quello che ho fatto io personalmente, come gadget utilizza le trasmissioni di rete, cioè quanti byte passa al secondo, come li passa, qual è la funzione, cioè chi comunica con chi, c'è proprio una mappa di questa cosa qui. Come utilizza l'accesso alla memoria, come utilizza la CPU, quali tipi di pipeline sta utilizzando, cioè cerchiamo di capire molto nel dettaglio come funziona. Dopodiché tutto questo pacchetto di dati l'abbiamo dato a Manchester, i quali hanno confrontato, diciamo, io ho raccolto quello di tutte le applicazioni, poi ho mandato tutto a Manchester, c'era dentro anche il brain simulator per le NFN, c'era dentro weather, quelli che fanno weather prediction, c'è dentro anche dei database tipo MongoDB per vengono utilizzate ad esempio da LOFA, e l'idea era quella di dire vabbè, voi cercate di trovare dei pattern comuni, cioè cercate di capire come ottimizzare la rete e che so, il disegno delle layer di memoria per venire incontro alle applicazioni, ma c'è un limite, dopodiché loro vengono a dire guarda, io così non posso fare, adesso fai tu. L'idea del co-design civico era che non siamo riusciti a implementare veramente, speriamo di riuscirci, è quella di dire vabbè, allora io adesso la modifico un po' la mia applicazione, ti vengo incontro, ti ridò il requisito, vediamo se riesci a fare qualcosa a te. È molto difficile farlo, perché poi il problema è che io ho scoperto che non sapevo che quando tu fai queste board
cioè un lavoro faticosissimo, poi per provare veramente a legalizzare, la legalizzazione costa una sbarcata e quindi sostanzialmente non è semplicissimo. Però insomma un po' ci abbiamo provato. Io ho parlato di premi dell'NFL, così è stata solo la domanda del pertinente. LHC è un progetto molto complesso, cioè un progetto complesso dovrebbe insomma lo scarico, eccetera, eccetera. Che con tanti ci sono con la comunità particellare, quello che con di calcolo hanno, immagino. Che... Allora loro hanno ormai il calcolo un po' diversi, nel senso che il problema tipo LHC, come anche quelli di neuroscienze, cioè di bioinformatica, sono molto imbarazzantemente paralleli. Loro si adattano abbastanza bene a infrastrutture tipo cloud, cioè in cui io riesco a distribuire professori, cioè in cui crea un'infrastruttura distribuita, veramente distribuita, io tanto non devo parlare tra pari, e quindi in pratica quindi loro hanno risolto in questo problema qua. Non è che non sono dentro, anzi, il CERN è dentro questi tipi di progetti, il Brain Simulator è uno di questi, però ad esempio LHC non ha mai implementato un'infrastruttura tipo HPC perché non gli serviva. Quantum Chrome Analytics invece sì, ci sono dei codici di QCD che invece stanno provando questo tipo di infrastruttura qua. Scusa, tu prima hai menzionato l'accordo tra Cineca e ITAF. Io non so se ne fai parte. Non direttamente, cioè io faccio parte di CT, quindi poi posso riferirmi. Ma io Ugo già l'ho accennato, ho avuto un'esperienza piuttosto bizzarra, nel senso che io prima avevo fatto richieste direttamente a Cineca, pagare i progetti piccoli, anche 100.000 euro, nessun problema. Poi sono passato tramite INAF e tramite referee e tutto, è stato veramente più complicato. Molto più complicato che andare direttamente da Cineca. Quindi, cioè, anche l'ICT sta imparando, c'è stato il machine learning. Sì, stiamo provando un po' di machine learning, nel senso, questo sì, sì. Però l'abbiamo detto, la nostra discolpa, devo dire che abbiamo cercato di comunicarlo. Che la cosa è stata cercare di capire come offrire delle cose direttamente da INAF senza farti passare in Cineca. Probabilmente abbiamo fatto delle serie di errori, ma anche in CIP, perché ad esempio il tuo stesso, diciamo, una situazione analoga ce l'ho con Francesco Galura, che è un mio caro collega, che ha fatto il dottorato peraltro a Trieste, mi conosco da anni, che sta cercando di usare le nostre macchine di calcolo, ma non ci riesce, perché sono piccole, sono sovraffollate, perché poi alla fine in realtà gente che ha bisogno di calcolo c'è in INAF, per cui poi. E quindi chiaramente noi stiamo un po' cercando di capire qual è l'optimum. Se è stato veramente più complicato, secondo me un po' di feedback, ma positivo, del tipo ragazzi, bisogna semplificare, snellire la burocrazia, può aiutare. L'altra cosa, ad esempio, invece in CIP, cioè in CIP, nell'altro progetto in cui abbiamo capito, è che forse era meglio venire incontro alle esigenze estemporanee del ricercatore. Cioè, cavolo, io fra un mese voglio partire a sta conferenza e ho bisogno di fare un certo numero di conti, non basta il desktop, chiedo al CIP che magari mette a disposizione 2-3 nodi, in modo tale da non fare tipo Cineca, in cui devo fare una call e così, ma mando 5 righe con breve abstract dicendo a me serve a questo, mi date due macchine e chiediamo invece su un'infrastruttura interna. Cioè stiamo cercando di imparare anche noi, nel senso che all'inizio poi all'inizio abbiamo anche lì, va, progetto, sì, mi mandi il proposal, commissione che si riunisce. Adesso abbiamo capito che bisogna essere più snelli, se no prendiamo il Cineca. Bisogna essere più snelli, più vicini ai ricercatori, sono colleghi, capito? Per cui non è che ti metto un ticket in system, ti do il mio numero dell'ufficio, mi chiami e cerchiamo di arrivare, di trovare una soluzione il prima possibile. Quindi critiche costruttive sempre, però stiamo imparando anche noi. Sì, no, cioè, un mese va avanti. Se la direzione scientifica ci finanzia ancora, secondo me altri 3-4 anni e poi io penso che avremo una roba ben assestata, che cosa ci metta, risorse interne, cloud, insomma un po' di tutto. Grazie. Ringraziamo di nuovo.